Che felicità essere qui con voi stasera, perché oggi ho avuto una giornata un po' così. Volevo comprare un paio di pantaloni, alla fine ho rinunciato. Beh, intanto per me già è difficile comprare i pantaloni perché io ho le gambe taglio 38 e il culo 42. Diciamo che non ho le tipiche misure da modella 90-60-90, ce le ho più da compagnia telefonica 89-24-24. Vabbè, comunque, sono ho capito, sta applauso sul serio. Comunque, vi volevo togliere uno sfizio e sono andata in uno di questi negozi, sai, di questi eleganti del centro, questi chic, Monte Napoleone, Quadrilatero, Triangolo, insomma, sono andata là. Non posso fare il nome per ovvi motivi, si chiama come la figlia di Totti. E non è Christian. L'avete sentito anche Beckham come ha chiamato il figlio? Sono tutti strani questi calciatori. L'ha chiamato Brooklyn, lo sapevate? Sì, tutti informati sulle cose importanti, bravo. Diciamo, l'ha chiamato Brooklyn perché è stato concepito lì. Per fortuna che non l'hanno fatto in Sicilia, perché sennò sto piccirillo a quest'ora si chiamerebbe Cefalù Beckham. Beh, comunque sono andata in questo negozio, di questi proprio belli, chic, eleganti. Entro in questo negozio, non si sa perché in questi negozi eleganti ogni volta che entro le commesse mi guardano con la faccia schifiata. Come a dire, guarda che saldi, cominciano fra 3 mesi. Mi sono sentita trattata come Julia Roberts. Vabbè, in effetti non è la prima volta che mi scambiano per lei. Comunque. Insomma, in quel negozio i pantaloni non li ho comprati perché ho visto che una borsa costava 7.000 euro. Una borsa. Non un'invenzione scientifica nuova. Una borsa. È presente la borsa? Una borsa 7.000 euro. Beh, in effetti, sicuramente per costare tanto dentro ci avranno messo anche la spazzola e un portafogli con dentro il resto i 6.500 euro. Perché altrimenti non c'è motivo. È impossibile che ci sia un motivo. Vabbè, e diciamo che ho deciso di cambiare zona e cambiare anche genere di negozi, soltanto che non so se avete notato che ultimamente nei negozi appena entri c'è un caldo tremendo l'inverno, cioè ti sparano i caloriferi al massimo, sembra di entrare in un phon gigante, 38 gradi, che tu compri maglioni già sudati. Che io dico, scusami tanto, ma perché se fuori ci sono 5 gradi, dentro me ne devi mettere 38? Per quale motivo? Va bene, allora, hai deciso che secondo te 38 gradi è una temperatura in cui l'uomo non solo può sopravvivere, ma si trova pure bene. Perfetto. E allora perché in estate, quando fuori ci sono 38 gradi, dentro me ne devi mettere 5? Hai cambiato idea? Per quale motivo? Allora, glielo spieghi tu a Obama che la prossima volta, anziché parlare dello scioglimento dei ghiacci dei poli, devono parlare del surriscaldamento dei camerini di Zara. Allora, diciamo che una volta superato lo shock termico sono entrata e ho cercato una commessa. Ho cercato la commessa, passata circa mezz'ora, perché le commesse non si trovano in questi negozi, sono in via di estinzione, sarà per colpa del clima, non lo so. Le commesse sono bravissime, per non farsi trovare si mimetizzano. Loro hanno il fondotinta camaleontico che prende il colore dei maglioni che vendono, così si mettono. Allora, no, diciamo che in realtà le commesse sono di due tipi. Allora, c'è la commessa premurosa che appena tu entri lei ti dice: hai bisogno di qualcosa? E tu: no, grazie, do solo un'occhiata, grazie mille. Comunque, se dovesse avere bisogno di qualcosa, io sono qui, dietro di lei. Ah, grazie, no, ma veramente, do solo un'occhiata. Ha già trovato qualcosa? Quest'anno si usa il viola. Hai rotto i coglioni. No, hai rotto i coglioni. E te lo devo dire, perché sei brava, sei gentile, però sei pesante, capito? Sei invadente. No, perché lei è brava, mischina, fa tutto, mette i prezzi, fa l'inventario, sa piegare i maglioni con una mano e controvento, è brava, però è pesante, diciamo. Poi c'è l'altra categoria di commesse, che è quella più diffusa, e
E sono le commesse quelle che sono sempre di corsa, loro sono sempre di corsa, indaffaratissime, non hanno tempo per fare niente, sembrano primarie in corsia loro, sempre così. Se tu per caso riesci a incrociare lo sguardo, loro ti fanno no, come a dire, e allora non è che c'ho tempo da perdere con te a scegliere le mutande, che io nel frattempo nel magazzino sto trovando il vaccino dell'Ebola. Se per caso riesci a bloccarle con una mossa di Kung Fu o con uno sgambetto, e gli chiedi, scusi, avete dei pantaloni della mia misura? Lei ti risponde, tutto quello che abbiamo è esposto. Ma perché tu nel frattempo che devi fare? Però io i pantaloni alla fine non li ho comprati per quale motivo? Perché in effetti questi pantaloni non mi servivano a niente, perché noi femmine ormai entriamo nei negozi. Ma sì, questo lo compro, tanto costa 9,90 euro, anche se lo metto solo una volta e poi lo butto, che ci fa? Ci fa, ci fa. Ormai ci sono i cassonetti, umido, plastica e maglioncini 9,90 euro.